l'avvocato Basta si è limitato a segnalare alla prefettura la grave situazione di igiene pubblica, che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, e per questo il sindaco, così come avevamo previsto e peraltro avevamo anche scritto sostanzialmente, ha provveduto a defenestrarlo. Questa è l'ennesima azione di una amministrazione che non bada agli interessi dei cittadini ma soltanto a questioni personali. Basta è accusato di crimine di lesa maestà, ma ovviamente questa volta il sindaco ha veramente segnato il passo, dovrebbe occuparsi più di pulire le strade che di fare un repulisti a persone che danno invece svolgono il loro ruolo in maniera davvero efficace, come ha fatto l'avvocato Basta. Il circolo Impavidi, insieme, congiuntamente con il coordinamento, ha intenzione di programmare altre manifestazioni per opporsi a questo modo di condurre la città? Ma il circolo Impavidi, ma Fratelli d'Italia in generale, è un occhio vigile a tutto ciò che il comune fa e farà, quindi siamo pronti ogni momento a intervenire affinché la gente possa realmente vedere cosa succede in città, quello che viene proposto da questa giunta comunale e quello invece che potrebbe proporre Fratelli d'Italia, così come lo sta facendo a livello governativo. Fratelli d'Italia vuole farsi conoscere sempre di più dai cittadini per dimostrare la propria azione politica. Insomma, i cittadini sono esasperati. Sì, assolutamente sì, noi lo sappiamo innanzitutto come cittadini e poi come esponenti di quello che oggi ormai è il primo partito in Italia e quindi ha un dovere civico di essere vicino alla cittadinanza.